Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Fake News. Oggi possiamo finalmente scagionare anche il cane procione, il tanuki, perché dopo pipistrelli, pangolini, visoni, furetti, conigli e quant'altro, nelle ultime settimane l'ombra del sospetto per quanto riguarda la diffusione della Covid-19 era caduta proprio sul povero cane procione. E c'era stato insomma una corsa da parte di alcuni media a livello ovviamente internazionale, ma fenomeno che abbiamo visto anche qua in Italia, una corsa appunto a puntare il dito contro il povero cane procione. E così, per esempio, Focus aveva dedicato addirittura due articoli al povero Tanuki. Covid, il virus circolava forse tra i cani procione del mercato di Wuhan. Trovate tracce del virus insieme a materiale genetico di cani procioni nei tamponi raccolti al mercato di Wuhan. E ora l'OMS accusa la Cina di nascondere i dati. E poi c'era stato per esempio anche un articolo di Repubblica dove anche in questo caso si puntava, insomma, quasi con sicurezza, addirittura con maggiore sicurezza rispetto a Focus, il dito contro sempre il povero procione, il cane procione. E proprio per esempio Repubblica avallava presunte evidenze che confermano la tesi del collegamento tra Covid-19 e il commercio di animali selvatici. Ebbene, queste evidenze non ci sono, e a dirlo non è qualche fantomatico complottista, ma di scolpare i cani procione in questo caso sono le analisi dei campioni ambientali e animali, tra l'altro cui faceva riferimento Focus, ma in modo sbagliato, raccolti dentro e nei dintorni nel mercato di Wuhan all'inizio del 2020 dal team del virologo George Gao dell'Accademia Cinese delle Scienze. I risultati dello studio, di cui erano trapelate alcune anticipazioni nei giorni scorsi, sono stati pubblicati su Nature. All'indomani della chiusura del mercato, tra il 1 gennaio e il 30 marzo 2020, i ricercatori hanno raccolto 1380 campioni, di cui 923 di origine ambientale, 457 di origine animale, prelevati per esempio da acquari, da animali appunto randagi e merci invendute trovate in frigoriferi e congelatori. E ciò che emerge è che il SARS-CoV-2 è stato rilevato in 73 campioni ambientali, ma in nessuno dei campioni animali. E quindi di nuovo non sono riusciti a trovare insomma, delle prove sul famigerato salto di specie. Negli ultimi mesi si era addirittura parlato di un doppio salto di specie per incolpare il povero Tanuki, ma le prove anche in questo caso non ci sono. Ho dedicato un articolo sull'Indipendente proprio su questo, una mia rubrica anti-fake news. Studio su Nature smonta la bufala del Covid diffuso dai procioni di Wuhan e analizzo anche insomma altri dati. Innanzitutto noto, rilevo come la scienza ormai brancoli nel buio esattamente da 3 anni, e dove però la scienza brancola nel buio, i media mainstream cercano di mettere una toppa e ogni volta di blindare la narrazione del pensiero unico, comoda ovviamente in base agli interessi politici, economici e quant'altro, e cercano appunto di far passare una versione rispetto a un'altra. Ricorderemo benissimo, no, la censura, la frenesia degli inquisitori digitali, soprattutto nel primo anno e mezzo, quando c'era ancora Trump alla Casa Bianca, nel censurare qualunque tipo di notizia, dubbio palesato anche da ricercatori sulla possibilità che il virus fosse scappato dall'Istituto di Virologia da Wuhan. Era diventato un vero e proprio tabù, non se ne poteva parlare, anzi si era creato il frame del complottismo, quindi chiunque avesse soltanto sollevato la tematica veniva accusato di essere un tremendo cospirazionista. Poi
Poi quando Trump è andato via dalla Casa Bianca è arrivato Biden, che in qualche modo, soprattutto poi adesso a livello geopolitico, in chiave anticinese, sta avallando la stessa identica posizione, cioè che il virus possa essere scappato dal biolaboratorio di Wuhan, allora invece la versione può andare bene, quindi si modificano poi gli algoritmi che prima censuravano chiunque mai ne avesse usato, soltanto palesare il dubbio o la possibilità, e quindi vediamo che c'è queste giravolte continue, queste piroette, soprattutto questa forma di bipensiero sui media mainstream che è tipica di 1984 di Orwell, come se costoro, i professionisti della disinformazione, fossero gli abili falsificatori colleghi di Winston Smith che nel Miniver lavorano alacremente per modificare la letteratura e tutte le notizie che divergono dall'ortodossia del partito. Ed è anche bene ricordare quando nell'aprile del 2020 Luc Montagnier era intervenuto in una diretta televisiva francese ai microfoni di Pourquoi Docteur e aveva dichiarato che parte del genoma del SARS-CoV-2 sarebbe stato manipolato in laboratorio. Il virus, spiegò l'ex premio Nobel per la medicina, sarebbe risultato di un lavoro di biologi molecolari realizzato con una precisione e una minuziosità da orologiai. Apriti cielo. Ricordiamo qua in questa rubrica, ne ho parlato spesso, Montagnier venne attaccato con ferocia, zittito, trattato alla stregua di un paranoico e di un rincoglionito con demenza senile. I giornali si scatenarono e si scatenò soprattutto Matteo Bassetti, e proprio per queste dichiarazioni Bassetti è stato condannato al pagamento di 6.000 euro agli eredi di Montagnier. Perché? Perché proprio durante un evento pubblico a Sutri, in provincia di Viterbo, nell'agosto del 2021, in cui si dibatteva sull'origine della pandemia e sui vaccini anti-Covid, la nostra virostar italiana venne interpellata in merito alle dichiarazioni appunto di Montagnier, che aveva parlato, no, della possibilità che il SARS-CoV-2 fosse stato manipolato in laboratorio, e questi appunto Bassetti definì il premio Nobel per la medicina un rincoglionito con problemi di demenza senile. Secondo il giudice del Tribunale Civile di Genova, queste frasi sono state, leggo, gravemente lesive dell'onore e della reputazione del ricorrente, specificando che erano volte a ledere personalmente professor Montagnier e a screditarne il valore come persona, non per le teorie sostenute riguardo l'origine del virus, ma per la sua condizione umana di anziano. E quindi Bassetti è stato condannato a un risarcimento di 6.000 euro, comunque sempre pochissimo per le dichiarazioni appunto di Bassetti nei confronti di Montagnier, ma più in generale per il trattamento cui è stato sottoposto, di sciacallaggio a cui è stato sottoposto Montagnier, con tutti i quotidiani che facevano a gara per attaccarlo, per inserirlo sempre nel frame del cospirazionista, della nuova icona dei Novax e appunto dei complottisti. Non verrà mai fatta abbastanza giustizia in questo caso, su questo comportamento comunque vile e ignobile, però abbiamo visto ormai che anche se sei un premio Nobel o un premio Pulitzer, per quanto per carità nessuno deve essere in qualche modo trattato alla stregua di un dio, di una divinità dell'Olimpo, però nel momento in cui qualcuno che è stato insignito di grandi premi onorificenze si permette di mettere in discussione la narrazione del pensiero unico, si scatenano poi gli inquisitori digitali o determinati personaggi volti a screditarlo, e quindi Luc Montagnier è diventato un rincoglionito. E per esempio il premio Pulitzer Seymour Hersh, dopo quell'inchiesta famosa sul Nord Stream, era stato accusato di essere, insomma, anche lui di battere i coperchi e di non
fare più una ricerca delle fonti, insomma, di non saper più fare il proprio lavoro. Quindi era decano del giornalismo, anche lui è finito in qualche modo a condividere con Montagnier lo stesso frame, quello di rincoglionito. Questa è la solita modalità del framing, ma soprattutto della criminalizzazione del dissenso che abbiamo trattato tantissime volte qua su questa rubrica fake news. Siamo però almeno contenti che siano stati scagionati i poveri cani procione e anche loro criminalizzati ingiustamente, come è stato criminalizzato ingiustamente Montagnier. Basta avere un po' di pazienza e poi un po' di giustizia, mai abbastanza, però almeno un po' di giustizia e di chiarezza e di verità vengono fatte. Bisogna solo avere la temperanza e la pazienza di saper aspettare.